chiamo Leo Bruno e ho quasi 18 anni, per adesso 17. Mi chiamo Teresa Napolitano, ho 14 anni e vado nella prima B scientifico scienze applicate. Sono Gabriele Vitale, ho 18 anni e sono della quinta B classico. Mi chiamo Alessia e ho 18 anni. E io mi chiamo Benedetta, ho 16 anni e frequento la terza A scientifico. Mi chiamo Selene Gambarelli e frequento la classe prima B del linguistico. Io fin da piccola, abitando a Correggio, ho sempre fatto queste strade, sono sempre passata davanti a questo liceo e era il mio sogno. Quando io ho dovuto scegliere questa scuola, ero molto decisa. Il classico lo voglio fare da quando sono molto molto piccola. Se devo essere sincero, è una scuola che rifarei altre 100 miliardi di volte. Penso che sia semplicemente la scuola più adatta per me. Quello che ho imparato io nel corso di questi 3 anni è che in prima mi sono reso conto di essere stato un certo tipo di persona e grazie al percorso che ho fatto ai miei studi adesso sono un altro tipo di persona e credo migliore. Io penso che questa scuola mi abbia aiutato molto dal punto di vista della maturazione, quindi penso che grazie al liceo ognuno riesca a trovare veramente se stesso e quindi a maturare, ma non solo, anche capire ciò che vuole e ciò che effettivamente è. È un'opportunità per conoscere nuove strade. Io ho scelto questa scuola perché secondo me dà una preparazione universitaria che comprende un po' tutte le materie e soprattutto perché anche chi è interessato agli scambi linguistici con l'estero è una scuola che ti permette di trovare i corsi di studio che stai già frequentando e in molte scuole all'estero e senza però dover scegliere solo l'indirizzo linguistico. Riguardo il mio indirizzo, quello delle scienze applicate, fornisce delle competenze sia scientifiche, ma visto che a differenza di quello scientifico c'è informatica, così di latino, e questo offre una cultura scientifico-tecnologica e quindi apre più porte anche per chi vuole andare a fare informatica oppure ingegneria e all'università. Questa scuola prepara molto bene, sia per l'università sia in generale, e l'ambiente a me piace tantissimo perché comunque siamo in una struttura storica dentro un ex convento ed è molto bello. E poi ci sono pochi studenti rispetto magari ad altre scuole e anche tanti prof che ti seguono bene. I professori sono sempre disposti ad aiutare e comunque si mettono nei panni degli studenti e li capiscono. Io mi chiamo Paola Primavore e sono insegnante di lingua inglese. Mi chiamo Elena Galluti, sono docente di lettere, quindi italiano, latino e storia. Sono il professor Riccardo Cardi, insegno matematica e fisica da 2 anni in questo liceo. Io sono Andrea Dall'Asta, insegno scienze motorie alle scienze applicate. Mi chiamo Federica Zanocco e insegno scienze naturali. Mi chiamo Nicola Lini e insegno in questa scuola matematica e fisica da 30 anni. E gli studenti sono sempre al centro della nostra attività professionale. Per me il rapporto con gli studenti e quello che costruiamo con loro è di fondamentale importanza, è la molla che mi dà la carica ogni mattina. Cose che ho trovato in questo liceo diverse rispetto ad altre scuole è un senso di collettività sia da parte degli studenti sia da parte degli insegnanti e la disponibilità sempre di tutti per aiutare gli altri. Rispetto ad altre scuole da Reggiano trovo che noi docenti riusciamo ad avere
un rapporto più familiare con gli studenti. Trovo che qui le relazioni possono essere considerate, ecco, a misura d'uomo. Mi sono trovata in un ambiente che era familiare, cosa che negli altri istituti non ho mai trovato, ma stimolante anche per gli studenti da questo punto di vista, perché gli studenti arrivano in questo liceo già abbastanza motivati. Sono ambiziosi, quindi è un piacere lavorare con loro, è una sfida continua, aspirano al meglio e questo, ripeto, è una sfida bellissima per noi docenti. Io non lo dico a sponsorizzare perché non ho niente da vendere, ma cioè, la trovo una scuola di qualità e lo dico da precario che ha girato tantissimi istituti. La scuola è una scuola relativamente piccola, con il vantaggio di essere una struttura più a dimensione umana, diciamo. A me è sempre piaciuto all'interno di questa scuola il fatto che ci fosse anche questa commistione tra le due culture, quella scientifica da un lato e quella classica, perché voglio dire, in un periodo poi anche come quello da adesso, probabilmente avere anche un occhio di riguardo per quella che è la storia e la cultura passata forse ti aiuta anche a capire un po' meglio come puoi muoverti anche nel futuro, insomma. C'è una buona collaborazione all'interno del Dipartimento di Italiano e un'ottima dirigenza che si è contribuito a risistemare e migliorare le cose. Mi chiamo Viviana Cattaneo, da 2 anni sono la dirigente del liceo Corso di Correggio. Nasce da un collegio dei padri scolopi all'inizio del Settecento e diventa poi un liceo statale alla fine dell'Ottocento. Liceo solo con l'indirizzo classico, dopodiché si è aggiunto l'indirizzo scientifico e solo in anni molto più recenti il linguistico e l'opzione delle scienze applicate collegata al liceo scientifico. Vi invito a fare una seria riflessione col cuore ma anche con la testa, perché diventi una scelta in cui si possano dispiegare pienamente le potenzialità e le attitudini di ciascuno, perché possiate vivere nella maniera più serena possibile questi 5 anni che sono tanto importanti nella vita di voi adolescenti. Aspetto una preparazione soprattutto nelle lingue incrementata notevolmente, anche per iniziare a viaggiare, che è la mia più grande passione. Mi aspetto sicuramente di imparare un sacco di cose, aprirmi la mente molto. Il ricordo più bello che ho al liceo è stata la gita a Dublino in terza superiore, quando siamo andati con l'altra classe del linguistico. Non lo so, non ho un ricordo precisissimo, però di sicuro tutti i momenti più ignoranti che abbiamo passato in classe oppure negli spogliatoi prima di ginnastica sono indimenticabili. Sicuramente i ricordi più belli sono quelli legati alle feste e le gite, che sono i ricordi più belli che uno si porta sempre dietro. La festa più bella è quella legata al Monte Ore, e che sono 3 giorni in cui si fanno attività diverse e si conclude il tutto con una grandissima festa. Il ricordo più bello è stato l'anno scorso. Alla fine dell'anno scolastico io ero rappresentante di istituto e siamo venuti con i miei compagni a girare un filmato qui nella scuola e da poter lasciare come saluto. È stato molto emozionante vedere l'edificio completamente vuoto. Io ero molto spaventata all'inizio, perché essendo in una nuova città, sai, non conoscevo nessuno. Però mi sono trovata molto bene perché le persone sono molto accoglienti e la scuola è ben organizzata e quindi, insomma, ti ci trovi subito bene. La scuola davvero ti lascia qualcosa nel cuore, sembra come di essere in una seconda casa. Rispetto agli altri licei, il numero degli studenti è inferiore. E questo permette di sentirsi come in un,
una famiglia in cui ci si sente accolti. Lontano mi rendo conto di aver acquistato un modo di ragionare, di vedere proprio la realtà che mi circonda, che un'altra scuola non mi avrebbe potuto dare, nel senso non sarei il Gabriele di adesso, perché comunque è stata una parte di me estremamente importante. L'ambiente è davvero molto accogliente. Difficilmente ti senti come una classe singola, ma spesso è proprio un ambiente unico scolastico. Insomma, è più di una scuola.